In questo modo la batteria non si consumerà mentre non la uso. Ecco, la radio è pronta all'uso. In questo modo la batteria non si consumerà mentre non la uso. Ecco, la radio è pronta all'uso. Mademoiselle, la batteria non... In questo modo la batteria non si consumerà mentre non la uso.
Mademoiselle Debenham, le devo chiedere perché prima mi ha mentito. Mentito? Non so cosa voglia dire. Mi ha detto di non essere mai stata in America. Cosa le fa pensare il contrario? Per informazione ricevuta, come dice la polizia inglese. Ha nascosto il fatto che viveva nella casa degli Armstrong. E posso chiederle cosa si suppone che facessi laggiù? Era l'istitutrice di Helena Gilbert, la sorella minore della signora Armstrong, e sarebbe certamente diventata quella della piccola Daisy non appena fosse cresciuta. Sembra che lei mi abbia scoperta. E la ragione per cui lo nascondeva? Devo guadagnarmi la vita. Lei sa di sicuro com'è duro trovare e conservare un lavoro decente per una ragazza. Pensi se mi avessero fermata e interrogata in relazione a un caso di omicidio. Crede che una qualunque buona signora inglese della classe media vorrebbe assumere una ragazza con queste referenze come istitutrice per le sue figlie? Anche se riconoscessero la sua innocenza, rimarrebbe la pubblicità. Sì, è già abbastanza dura tirare avanti così, vero? Senza doversi trascinare una zavorra simile. Capisco molto bene. Pensavo che lei sapesse come stanno le cose. Sono la dipendente dell'ufficio che lavora più duramente, ma la mia paga rimane fra le più basse. E più di una volta mi sono preoccupata di come reagirà Monsieur Book, il mio principale, quando saprà della valanga, dell'incidente di Monsieur Poirot, dell'omicidio. La colpa non è mia, ma... Ma gliela daranno in qualche modo. Non è giusto. Solo che le cose vanno così. Avrebbe potuto aiutare le indagini. Come? È mai possibile, Mademoiselle Debenham. Mi chiami Mary, per favore. Mary, come può non aver riconosciuto la contessa Andrei? Riconoscerla? Vuol dire dalle pagine mondane? È Helena Gilbert, la sorella minore di cui era istitutrice a New York. Helena, è vero, mi ricordava qualcuno. Mi lasciava perplessa, ma ha un aspetto così diverso ora, così elegante. Come potevo ricollegarla a una scolaretta americana? Lo ammetto, ho dato più attenzione ai suoi abiti che al viso e